Siamo l'associazione Arca Solidale, da anni ci occupiamo dell'accoglienza qui in Italia nei mesi estivi dei bimbi della zona di Chernobyl dell'Ucraina. Tuttavia, grazie alla chiamata del console dell'Ucraina, il dottor Arrigotti, abbiamo pensato nel nostro piccolo di aiutare la popolazione ucraina che in questo momento è profuga in Polonia con le nostre povere mani. E quindi con l'aiuto di tutti abbiamo organizzato 3 pulmini, 2 più piccoli e 1 pullman grande. Tra l'altro ringrazio anche l'Associazione Specchio dei Tempi che ce l'ha finanziata questa missione. E partiamo per la Polonia, nella zona di Pratzmil, dove c'è la stazione d'arrivo più grande del traffico dei profughi. Andiamo a scaricare tante vivande, provviste, abbigliamento, materiale sanitario e poi portiamo qua 60 profughe con bimbi, mamme con bimbi ed eventualmente i nonni. Qui ad accoglierli poi, siamo a Volpiano, ci saranno delle famiglie che sono già pronte addirittura anche con secondi alloggi piuttosto che dependenze di case ad accogliere la loro permanenza qua. Come organizzarsi per cercare di aiutare al meglio l'Ucraina? Ci siamo attivati tramite i canali Facebook, il canale ufficiale, il sito della nostra associazione, abbiamo chiesto aiuto, diciamo, alla popolazione italiana in pratica, per accogliere sia i profughi che arrivano in Italia, sia con aiuti concreti tipo medicinali, tipo alimentari, anche coperte, giacconi per bambini, eccetera. Un nostro rappresentante sarà su in questi giorni e parlerà con il nostro referente in Polonia per capire bene anche le vere necessità urgenti che hanno queste popolazioni in questo momento qua. In Polonia perché in realtà non in Ucraina vengono organizzati i campi profughi, ma nei paesi vicini, Polonia innanzitutto. Esatto, in Polonia e in Romania e in Moldavia in questo momento qua. Sì, in questo momento in Ucraina si parla di corridoi umanitari, ma non sappiamo ancora bene come funzionano e in che modo funzionano e da chi sono gestiti. Pensiamo alla Croce Rossa, però sarà un problema a capire. Un'indicazione può essere visitare il vostro sito internet di Arca Solidale, visitare i profili Facebook. Assolutamente sì, noi terremo aggiornati sia la pagina Facebook sia il sito di Arca Solidale e faremo anche un bel servizio di questo viaggio, così spiegheremo bene le cose, come vengono, eccetera. Quello che abbiamo bisogno noi in questo momento sono appunto aiuti tipo, come ho detto, medicinali, alimentari e anche dei fondi, perché a noleggiare un pullman per un viaggio del genere costa parecchio. Come sei preparata per questo viaggio, per questo ritorno di aiuti umanitari in Ucraina? Sono pronta a cerco di convincerli, perché dicono che tante persone hanno paura di spostarsi perché cercano di rimanere più vicino all'Ucraina, perché sperano che finisca presto per tornare poi a casa loro. Sappiamo tutti che non è così, che ci sarà, quindi cercherò di aiutare in questa cosa, di convincerli tutti a portare qui bambini, donne, dove verranno accuditi, curati. E come sta vivendo questi giorni qui in Italia, guardando le immagini delle televisioni? Malissimo, perché ho tutti i parenti lì, i più vicini, ho mio fratello con 3 bimbi piccoli in città più vicina a Kiev, e quindi viviamo con tanta angoscia, non dormiamo la notte, poi cerchiamo di aiutare in tutto, dappertutto, quello che possiamo fare, nel volontariato, di fare le scatole, caricare i camion, qualsiasi cosa. Adesso andiamo a fare questo viaggio cercando di portare più persone possibili qui per aiutarli. La vera emergenza, la guerra non è mai una guerra giusta, la vera emergenza è quella proprio di andare incontro alle esigenze della popolazione, bambini innanzitutto. Bambini soprattutto, speriamo di portarli il più possibile perché hanno paura, sono quelli che sento i miei parenti tutti, bambini sono traumatizzati.
pieni di paura, non sanno quello che è difficile pure spiegargli quello che sta succedendo, come può succedere che giorno prima giocavano al parco, andavano con genitori alla danza, a disegno, fare qualsiasi cosa, e il giorno dopo stanno sotto nelle catacombe, sotto i palazzi, nascosti perché sono sirene, non riescono a dormire.